Allora, il nuovo contratto di servizio va impostato e pensato in modo completamente diverso da quello attuale. Deve essere uno strumento flessibile per andare incontro alle esigenze di tutti gli utenti. La parola chiave da tenere presente è appunto servizio, un termine che deve essere obbligatoriamente vincolato alla parola sociale. Un servizio che deve essere garantito a tutti, quindi pendolari, viaggiatori occasionali, turisti, anche i turnisti di lavoro, quelli che lo utilizzano ad esempio di notte. Va garantita la qualità del servizio, la sorveglianza adeguata e la sicurezza per lavoratori e utenti in tutte le fasce orarie e in tutti i periodi dell'anno. In una parola, deve essere stipulato un contratto per un concreto servizio sociale, anche e soprattutto basato sull'efficienza. Un servizio che deve essere efficiente nel numero e nella qualità dei mezzi, facendo pressioni anche governative. Diciamo basta allo sconsiderato e scriteriato uso e flusso di slogan che arrivano da Roma e chiediamo concreto e ragionevole flusso di fondi, mirato e ponderato al trasporto pubblico nel nostro peculiare e particolare territorio. Efficiente nel tempo e nello spazio. Ad esempio, non è ammissibile impiegare un'ora per la percorrenza tra Nervi e Voltri sulla ferrovia. Evitare ritardi, soppressioni intra e interregionali. Ripensare il calcolo delle premialità e delle penalità. Deve essere un servizio efficiente nell'economia sociale, garantendo un biglietto integrato, pensando anche ad ampliare i confini della scala comunale, dando priorità e gratuità di servizio verso studenti e fasce deboli. Efficiente e coordinato anche con il servizio pubblico su gomma, per andare incontro alle esigenze di tutti i cittadini, attraverso una pianificazione di orari sincroni tra tutti i mezzi pubblici e di opportune aree di parcheggio di interscambio. Abbiamo una legge nazionale, purtroppo è ancora la 422-97, che troppi disagi ha creato su scala regionale, ma che conferisce funzioni e compiti in materia di TPL appunto alle regioni. E allora, concludo, la regione Liguria non perda questa opportunità e dia avvio a un contratto di servizio mirato a un vero e concreto servizio sociale, che disincentivi l'utilizzo dei mezzi privati e che garantisca il rispetto dell'ambiente, dei lavoratori, degli utenti e quindi di tutti i cittadini. Grazie.